Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Noi siamo i Demons Brothers e oggi siamo qui per registrare i pronostici di WWE Crown Jewel 2019. Cari demoni, e dopo aver fatto sentire la dance song di WWE Crown Jewel 2019, possiamo partire con il kick off, la Battle Royale a 20 uomini, e il vincitore affronterà AJ Styles con il titolo degli Stati Uniti in palio la sera stessa. Vuoi dire un nome? Umberto Carillo. Buddy Murphy. E adesso inizia l'evento. Primo match. Cesaro contro Mansoor. Vince Mansoor. Direi che è un buon 80% molto molto possibile. Quindi anch'io vado con Mansoor. Secondo match, Lacey Evans contro Natalya. E questo match si scrive un pezzo di storia. È il primo match che si disputerà in Arabia Saudita. Tra due donne si può dire, ti si dice. Secondo me vince Lacey Evans. Anch'io vado su Lacey Evans perché, già che si vocifera molto di un ritiro di Natalia, quindi a questo punto lanci una giovane. Adesso, anzi, demoni, il WWE Tag Team World Cup Tournament. Di più no? Allora, nel torneo ci saranno il B-Team, Kurt Hawkins e Zack Ryder, Dolph Ziggler e Robert Roode, gli Heavy Machinery, i Lucha House Party, Luke Gallows e Karl Anderson, il New Day, i Revival e i Viking Raiders. Chi sarà il team migliore al mondo? Heavy Machinery. Kurt Hawkins e Zack Ryder. E adesso ragazzi, il Team Hogan Brother contro il Team Flair. Allora, per il Team Hogan, il capitano Roman Reigns. Al suo sostegno ci sarà Ali, Ricochet, Rusev e Shorty G. Invece per il Team Flair, il capitano Randy Orton sarà accompagnato da Bobby Lashley, Drew McIntyre, King Corbin e Shinsuke Nakamura. E secondo me vince il team che è sfavorito sulla carta, cioè il Team Hogan. Io invece vado con il Team Flair e aggiungo anche che secondo me qualcosa combinano i due vecchietti. Vabbè, quinto match AJ Styles contro il vincitore della Battle Royale a 20 uomini nel kick-off, ovviamente con in palio il titolo degli Stati Uniti. Spoiler, AJ Styles contro Umberto Carillo. Umberto Carillo, nuovo campione degli Stati Uniti. Spoiler, AJ Styles contro Buddy Murphy. Buddy Murphy, nuovo campione degli Stati Uniti. E fu così che la Battle Royale la vince Drake Maverick e sarà Drake Maverick a diventare il nuovo campione degli Stati E Uniti. dopo io vado veramente all'inferno. Sesto match. Il mostro che cammina tra gli uomini. Braun Strowman contro Tyson Fury. Il pugile imbattuto. Mamma mia, quanto aspetto sto match. Non sto nella pelle. Io sono in difficoltà, non riesco a trovare un possibile vincitore. Però, visto che è il primo match di Tyson Fury in WWE, secondo me il mostro distruggerà Tyson Fury. Io invece vado contro il tuo pronostico, per me vince Tyson Fury, tanto ormai Braun Strowman, dobbiamo mandarlo a fanculo, ma andiamolo a fanculo, scusa. E andiamo di male in peggio.
Settimo match, la bestia Brock Lesnar accompagnato da Paul Heyman contro Cain Velasquez accompagnato da Rey Mysterio con in palio il titolo WWE. E qua che dici? Brother. Allora, se devo dare un pronostico, secondo me Brock Lesnar rimane campione WWE perché Cain Velasquez è appena approdato nel mondo del wrestling ed è ancora presto per un push così bello pieno. Vabbè, dai, io vado con Cain Velasquez. Tanto per andare contro, così almeno è un 50-50 ed è più interessante vederlo il match. E adesso è il momento del main event. Seth Rollins contro nostro cugino The Fiend, Bray Wyatt, con in palio il titolo universale in un Falls Count Anywhere match. Però il match può finire se è troppo violento. Complimenti, WWE, capite tutto nella vita. Allora, l'architetto del ring, Seth Rollins, contro The Fiend, il maligno, con in palio il titolo universale, in un Falls Count Anywhere match, e il match non potrà essere interrotto. E secondo me il match finisce in no contest. Per due motivi. Uno. O finisce in no contest, oppure finisce in no contest, ma ci sarà l'apparizione del Deadman che colpirà il maligno. Perché infatti anche l'ultima volta che sono venuti a cena i nostri due cugini erano un po' incazzati e Taker era andato via un po' incavolato. Infatti ho visto che non vanno molto d'accordo. Non gli va più bene, non vanno più d'accordo, è una famiglia. A parte le cazzate di questo demone che non capisce un cazzo. Allora, gli arabi hanno appena saputo che forse l'Undertaker non ci sarà. Lasciatelo in casa di riposo. Ma i tifosi lo vogliono. Quindi, infatti, gli arabi hanno lanciato un hashtag e si sono scagliati contro la federazione. E quindi, secondo me, la WWE deve cercare di accontentare il pubblico. Con buona festa dell'Undertaker. Quindi, pronostico finale del demone Ale, no contest. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Il tempo scorre. Il tempo scorre. Ma vaffanculo! Ok ragazzi, questi erano i pronostici di WWE Crown Jewel 2019. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, lasciate un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo con le opinioni a caldo di WWE Crown Jewel. See you at Crown Jewel. Oh, bye-bye. Bye-bye.